60 chilometri più a sud di Salerno e questa è la veduta del Cilento. È il 30 del mese di ottobre, sono le 8 e mezza, ora solare e c'è nebbia, questa zona montana. Lì in fondo ci sono i Monti Alburni, dietro cui c'è il fiordo in cui sono nato io. E questi che si vedono sono i Monti di Ostigliano, che fanno parte del Cilento meridionale. Questo è un punto particolarmente ampio in cui si riesce a vedere tutta la zona. Lì in fondo, nella zona che sto inquadrando ora, c'è il mare, c'è Palinuro, Ascea e Lea. Fenito è lì in fondo. Mentre invece Ostigliano si trova lì, in quella zona. In questa terra sono vissuti tutti i miei antenati, praticamente nel lato materno, in una zona circondata dai monti e dai mari, in cui le popolazioni hanno risieduto qui proprio dai tempi degli antichi romani, senza quasi mescolarsi con le altre, conservando il dialetto, tanto che dopodomani è post-cras. Proprio in questa zona si sono combattute le lotte tra Roma e la Magna Grecia, quando combatté contro i Lucani. Questo fu il teatro di quella guerra, che poi sconfisse la Magna Grecia, che fu incorporata dagli antichi romani. I romani stabilirono qui degli insediamenti, la strada verso cui misero il primo accampamento per andare contro il nemico è proprio in questa zona, chiamata poi Ostigliano, come la porta verso il nemico, Ostium Ianua, e andarono verso il nemico per Itum, attraverso il cammino, diventato poi Perito, attraverso degli orridi, che oggi si chiamano Orria, per raggiungere poi dall'alto, contro i nemici, contro gli Ostes, accampati nell'attuale Stio, un monte dal quale poi sgorga il fiume che dà il nome a Cilento e che si chiama Alento. Questa è l'ustra di Montestella. Eccolo lì, in cima sulle pentici del monte. Per avvicinarci a Elea Antica, quella che si vede è la rocca, certo non è una rocca che risale a quei tempi, la Elea di quei tempi oggi è soltanto un mucchio di ruderi.
Ecco, qui nel mondo è nata la filosofia dell'essere. 2500 e passa anni fa, da grandi maestri venuti dall'Oriente, Xenofane, Parmenide e Zenone. Siamo alle pendici del Monte Stella e in vicinanza del fiume Alento. Questa è una ripresa da Ascea e si vede il luogo in cui, ecco qui, sorse Elea antica e sul retro il Monte Stella. E qui, in questa pianura, scorre il fiume Alento che dà il nome al Cilento. Da qui si inquadra un po' meglio la sagoma di Monte Stella dietro la rocca di Elea. Perché poco che si riesce a vedere, circondato dalle nuvole. Stiamo risalendo lungo il fiume Alento, che è imbrigliato, si vedono ancora i ponti che scavalcavano il fiume. È un fiume praticamente morto perché è stata sbarrata una diga che accumula tutta l'acqua in un lago artificiale. Ora prendiamo la strada per Ostigliano. Ecco, questo paese è stato chiamato Ostigliano da Ostium Janua, la porta del nemico. Quando i romani attaccarono i Lucani, che erano asserragliati nell'attuale Stio, potevano seguire questo fiume e arrivare sotto Stio e poi avrebbero dovuto attaccare i nemici dal basso verso l'alto. Invece preferirono fare come stiamo facendo noi ora, arrampicarsi da queste parti per aggirare l'ostacolo e piombare dall'alto su Stio. Quando arrivarono nel primo paese stabilirono un accampamento in cui alle porte del nemico, Ostium Janua, ci fu un primo punto di raccolta di vettovaglie e di altre situazioni che poi dovevano difendere, diciamo, le vettovaglie e stabilire dei punti per andare fino ad aggredire il nemico dall'alto. Comincia a vedere Ostigliano da basso, si vede in alto il campanile della chiesa. Questa strada è stata costruita ai primi del 1900 e in antichità, per poter arrivare in questo luogo, bisognava seguire il cammino opposto e Ostigliano era l'ultimo punto di arrivo passando attraverso Perito. Ecco Ostigliano. Questa è la diga e il lago che ha imbrigliato le acque dell'Alento.